Vabbè, oramai signori ci sono, voi siete qui, io sono lì e quindi oramai ci sono. E ci voglio provare. Che dite ragazzi? Penso che qua è il miglior momento di oggi, quindi ci voglio provare e ci proverò stasera! Salpicon, ci troviamo qua con due amici nostri. Uno lo conoscete già. Buonasera, ciao ragazzi. Sinatra, Gianluca Chiadroni. Chiadroni, lo avrete sentito in molte opportunità, sia perché lui è un maestro di salsa, anche per le sue coreografie. E con noi c'è anche La Rossa, che è il direttore dello spettacolo sul quale vi vogliamo parlare un attimino questa sera. Allora, prima parlo con Gianluca perché un po' mi ha chiamato l'attenzione questo, cioè io ti conosco a te da tanti anni, fare il maestro di salsa, lavorare con Lazzaro Martín Díaz, fare qualche show qui e là, e adesso ti trovo facendo teatro. E parlando della tua esperienza, allora raccontami un po' questa metamorfosi. Allora, innanzitutto ti ringrazio per questo scambio, insomma, questa chiacchierata, perché sei una persona che mi piace sempre molto il tuo maniera di lavorare e gestire certe situazioni. E questa idea da cosa nasce? Io adesso tra pochi giorni compio 30 anni e ho voluto utilizzare questa data della mia vita un po' come spartiacque esistenziale, perché allo scadere di questi tre scoccare di questi 30 anni sono coincise diverse cose. Sono coincise più di 15 anni dall'inizio della mia carriera artistica, appunto come ballerino, come maestro di ballo, coreografo. Sono coincise anche alcune scadenze, 15 anni, da alcune ricorrenze di alcuni eventi personali, e poi appunto 30 anni che un po' spartiacque dal ragazzo, bambino a uomo, insomma, inizi a diventare adulto. E ho deciso appunto questo spettacolo di raccontare un po' quella che praticamente è stata tutta la mia vita e usarlo un po' anche come, diciamo, inizio di una nuova pagina, no? Perché siccome mi è stato insegnato che nella vita non si può essere sempre la stessa cosa, bisogna mutare, e a questo punto mi sento abbastanza, non troppo vecchio, ma abbastanza maturo per poter affrontare una chiave Quindi diversa. vuoi affrontare anche il teatro? Sinceramente, ecco, vorrei, sì, proiettarmi in una figura diversa. Finora ho sempre lavorato nell'aspetto delle scuole, così invece mi piacerebbe adesso affrontare questa avventura più a livello attoriale, di showman, visto un po' le Va bene, va caratteristiche. bene. Credo che si capisca bene. Allora, al direttore invece voglio chiedere quali sono un po' le caratteristiche di questa opera che si presenta questa sera. Che tipo di difficoltà hai affrontato, soprattutto in un tipo di spettacolo che è un po' il one man show, no? Ma il tipo di opera è un'opera di varietà, quindi è un contenitore in cui si può mescolare sia comicità, sia musica, sia emozioni personali. Quindi le difficoltà non ne abbiamo incontrate tante, perché alla fine è un prodotto talmente divertente che basta un po' lasciarsi andare alla tipologia di spettacolo per cercare di portarlo in scena in maniera tranquilla e serena. Le difficoltà tecniche
per questo tipo di spettacolo, ho visto i cinque elementi di orchestra dal vivo che non tutti usano. Questa è stata una scelta coraggiosa di Gianluca, quindi più una questione tecnica di audio per portarlo più pulito possibile in uscita in teatro. E poi la particolarità è le proiezioni video quasi tridimensionali che vedrai stasera, che danno, diciamo, una novità al tipo di varietà invece di usare le solite scenografie classiche. Quindi con un po' più di tecnologia cerchiamo di fare un qualcosa di nuovo. Bene, bene, guarda, mi avete proprio incuriosito. È molto divertente. Vediamo che cosa viene fuori. Però tu non ti fermi qua, so che hai altre cose in programma. Allora, sì, Javier, praticamente, diciamo, appunto, proprio per aver voluto iniziare un po' questa nuova pagina della mia vita, diciamo, con il maestro Davide La Rosa, che ringrazio per aver affrontato questa avventura con me, nata appunto da un'idea o da un interscambio di conversazione, abbiamo creato questo, e contemporaneamente questo ho portato avanti anche con dei ragazzi, diciamo, studiosi di cinema e cinematografia. Abbiamo mandato avanti un progetto per un mediometraggio dal titolo Un cubano a Roma, che è praticamente una sorta di remake dell'omonimo film di Alberto Sordi, Un americano a Roma, che ho voluto in questo film trasporre un po' quello che era il messaggio di Un americano a Roma. Un americano a Roma parlava dell'italiano degli anni 50 e qual era il sogno di modello, qual era degli anni 50, che era il sogno americano, che rappresentava ricchezza, benessere, vittoria. Si capisce, ma invece al giorno d'oggi la domanda naturale è: ma come mai un cubano a Roma? Un cubano a Roma perché praticamente, come Nando Miri, no? Era un italiano che sognava di essere americano. Questa storia è un po' una parodia della mia vita, dove io, diciamo, per tanti anni, tuttora, ho sempre sognato di essere un cubano a Roma, un cubano nato anziché a L'Avana, nato a Zagarolo, nato nei paesini della provincia di Roma. Bene, anche questo è qualcosa di molto divertente, no? È unico, direi. Non ci sono molte esperienze di questo tipo. C'è qualche altra cosa che vorresti dire? No, sono felice di aver affrontato questo percorso con Gianluca, che tra l'altro si affacciava per la prima volta anche a dei monologhi comici che, diciamo, non è facile portare nella tempistica, però devo dire che si è impegnato molto e ha quasi raggiunto l'obiettivo in pieno. Quindi. Bene, bene, vedo quindi un lavoro abbastanza professionale, speriamo bene, e che la gente sia contenta di quello che vedrà. Noi vi faremo vedere alcuni piccoli passaggi. Grazie. Ok? Grazie a te. Grazie a te. Ciao, ciao. Lina. Mia madre aveva un senso dell'economia sviluppato sino alla genialità. Pensate, io mi chiamo Gaston. Sì. Lei mi chiamava Tone, Tone, per risparmiare il gas. Ma anche io sono un inventore, un creatore, sì. Ho inventato questa cosuccia qui, il guanto bianco latte. Ma il guanto bianco latte è assai pericoloso. Sì, una volta, sorbendo un bicchiere di latte, mi sono bevuto un guanto. Oh. Io però sono molto ricercato. Sono ricercato nel parlare. Sono ricercato nel vestire. Sono ricercato da Equitalia. E sono ricercato anche perché porto bene le fracche. Perché come porto i fracche io, non lo porta nessuno. Perché ho quella classe che manca agli altri comici del varietà. Perché pensate, io quando ero piccino mica portavo i fracche, ma che portavo un fracchettino. Giravo per casa, parevo una cornacchia. Oh. Gastone,